Buongiorno ragazze, ben ritrovate. Sono qui a fare questa volta un video haul e devo dirvi la verità, da quando li ho scoperti, sia i video haul che i tag, i video tag, non ne posso fare più a meno. Ne farei tantissimi, spero che voi non vi annoiate, perché trovo che fare queste tipologie di video, ci facciano conoscere in maniera migliore, sia me che sono da questo lato, sia voi che siete dall'altro lato. Me perché ho modo di mostrarvi un piccolo mondo a parte la profumeria dove io lavoro, la mia scuola di trucco, quindi la mia vita personale, la mia vita privata, ciò che mi piace di più fare, e sia voi se avete voglia di descrivermi le vostre cose nei commenti dopo i video, ciò che fate anche dopo aver visto un mio video, se fate le stesse cose un po' di quello che faccio io quando vado fuori. E in questo modo abbiamo modo di conoscerci, anche se siamo a tanti chilometri di distanza, perché vedo che tantissime ragazze mi seguono da Milano, da Catania, dalla Sardegna, dalla Calabria, da Reggio Emilia, e quindi io sono veramente contenta ed è l'unico modo per potervelo dimostrare, e facendo non solo i miei giveaway, ma facendomi anche conoscere in questo modo. Un po' una sorta di conoscenza o di rapporto diverso, come quando le mie clienti vengono alla mia scuola di trucco e si instaurano dei rapporti completamente diversi che sono quelli che vanno da cliente a venditrice. E quindi io sono contenta di questo perché non c'è cosa più bella che conoscersi mano a mano e anche un po' più in profondità. Allora, prima di tutto, questi sono i miei acquisti, diciamo, olandesi, di quando ora sono stata ad Amsterdam, e vi li voglio iniziare a mostrare quelli che ho preso per la mia casetta. Da premettere che forse vi potranno piacere, non vi potranno piacere, fatemi sapere quello che ne pensate, perché sono curiosa di sapere se anche voi fate così quando andate fuori. A me piace sempre portare un pensierino per le persone a cui voglio bene, la mia famiglia, le mie amiche, perché è un modo di dimostrare, di far capire che anche se sono stata fuori e diciamo non ci siamo sentiti o viste per una settimana, 5 giorni, 2 settimane, ho avuto un pensiero per loro anche in un posto dove sono andata. Allora, prima di tutto ho preso questo, un semplicissimo canovaccio, eccolo qua, dove si può vedere il mulino, dove si possono vedere i due fidanzatini, dove si possono vedere, diciamo, gli scacchi e rombi, che è il tipico disegno olandese, e ovviamente di colore blu. Questo l'ho preso per mettere sul tavolo della mia cucina, che è comunque con il colore blu, oppure da mettere diciamo, sul forno, perché io avendo due piccirilli, due gatti, se dovessero mai salire mi darebbe fastidio che possano poggiare le zampette sul forno, diciamo sul fornello. E quindi vado sempre a coprire con un canovaccio con delle decorazioni, ovviamente con il tono del blu perché è il mio colore preferito. Questo per quanto riguarda la cucina. Ho preso poi le decorazioni per l'albero di Natale, perché non so se avete visto, chi mi segue anche su Facebook ha visto che quest'anno il mio albero di Natale l'ho fotografato per la prima volta, e ovunque vado io compro delle palline di Natale. In questo caso eccola qua, rigorosamente sempre con il blu. Questa è in ceramica, molto carina, con tutti i disegni raffigurati dell'Olanda, scritto di Amsterdam, quindi eccola qua, ve la mostro, si vede, diciamo, abbastanza bene. Ed è in porcellana e l'ho presa perché mi faceva piacere avere un ricordo diciamo, del mio viaggio sul mio albero di Natale. Non è che c'è bisogno di un oggetto per poter ricordare un viaggio, però sicuramente quando uno lo va a guardare a distanza anche di tempo, si ricorda di quel momento in cui ha preso questo souvenir. E dove ho preso questi altri souvenir che vi mostro, tra cui anche la pallina che vi ho mostrato, dovete sapere che era un negozio bellissimo, cioè qualcosa di, cioè forse uno così bello l'avevo visto a Praga, a New York, ma veramente meraviglioso, con tutti gli addobbi, le luci, tutto quello che si accendeva, si spegneva, bellissimo. E ho preso anche il pupazzo di neve, guardate quanto è carino, mi piace moltissimo, eccolo qua, ve lo faccio vedere, sempre in ceramica bianco e blu, con la sciarpetta,
e questo si, tipo si, diciamo, si muove. E ho preso anche la locomotiva, guardate quanto è carina, eccola qua, per guarnire l'albero di Natale. E sempre con i toni del blu perché è il mio colore preferito. Beh, diciamo che il blu è un colore predominante dell'Olanda, ovviamente dopo il verde, lo voglio dire, però è un colore che si trova molto facilmente. Il primo colore dell'Olanda risulta il verde. In più ho preso una cosa, due cose molto particolari. Una che praticamente adesso ve la mostro è un salvadanaio della tipica campagnola olandese. Eccola qua. Ah, che carina, guardate! Con le schiocchette. Ed è un salvadanaio perché proprio il giorno prima di partire, mentre preparavo le valigie, uno dei miei piccirilli mi è entrato nell'armadio e mi ha fatto cadere il salvadanaio. Puff, te che ho tutti i soldi per terra, le monetine ovviamente. Non è che ne erano tantissime, però comunque quel salvadanaio lo avevo da tempo, non si riempiva mai, però comunque lo avevo da tempo e mi è un po' dispiaciuto perché anche quello, non ricordo, ma forse mi era stato regalato e quindi l'avrei dovuto rompere per prendere le monete, però a questo punto appena l'ho vista non ho potuto esitare di prenderla ed eccola qua, ma la particolarità è che dietro, cioè che sotto si può togliere questo, quindi non avrò bisogno di romperlo. Certo è un po' piccolo, quindi farò più forse diciamo velocemente a riempirlo, però mi faceva piacere perché appena l'ho visto ho detto deve essere mio e quindi mi sono presa questo e siccome poi mi piacciono moltissimo anche delle ciabatte per la casa, carini, a seconda anche del pigiama, anche se in genere porto delle sottovesti, difficilmente porto il pigiama lungo, comunque dei pantaloncini, ma comunque in pieno inverno se dovessi andare fuori e fa veramente freddo mi sono presa anche delle pantofole, eccole qua, guardate che carine, sempre bianche e blu, tipicamente olandesi perché sono a forma di zoccolo. Siccome sono andata a visitare la fabbrica degli zoccoli, appena le ho visti ho detto Madonna, mi danno l'idea del caldo, del calore per i piedi, perché non sia mai sento freddo ai piedi, posso gelare, non fa niente alle mani o alle orecchie, anche se mi viene mal di testa, ma ai piedi il freddo non lo sopporto proprio. Quindi lì sono partita con i miei UGG invernali e mi sono trovata benissimo e appena le ho viste ho detto ah, devono essere mie perché il caldo, ho pensato che sono comunque carine. Poi, anche se non dovessi utilizzarle, mi faceva piacere averle perché poi vi ho detto, vi avrò fatto una testa così, il blu è il mio colore preferito e quindi appena le ho viste me ne sono prese. E questi per quanto riguarda gli acquisti, diciamo, e personali, ma comunque riguardanti la mia casetta. Ho preso poi delle altre cose. Amo moltissimo, in quest'ultimo periodo, come vi ho detto, i leggings e adoro le calze, collane di tutte le maniere. Parigine, autoreggenti, calze più sottili, calze più pesanti e quindi c'era un negozio che era, a parte i negozi di Nigeria, ragazzi, erano stratosferici, là ce n'erano di tutti i tipi, sono letteralmente impazzita dopo le profumerie e dopo il negozio di scarpe, che anche non potevo esimermi dal comprare un paio di scarpe e quindi vi faccio vedere queste cose che ho preso. Allora, prima di tutto i leggings. Io ancora non ho tolto le etichette proprio per farvele vedere. È un negozio che si chiama Marc Marcus e è un leggings ovviamente black, nero, però è di quelli un po' traslucidi, elasticizzati. Adesso li tolgo con voi così li possiamo vedere insieme. Eccolo qua. E non li avevo così, siccome è un periodo, ve l'ho detto, da quest'inverno che sto amando moltissimo i leggings sotto i vestitini, me lo sono preso anche di questa fibra che poi è sì sintetica ma lucida e mi piaceva perché non li avevo. In più ho preso le parigine grigie e nere, eccole qui, che hanno grigie, eccole qua, vi mostro, praticamente hanno del grigio con una trama di nero e hanno un risvolto sopra. Che si piega al di sopra del ginocchio, quindi sono carine anche con un paio di calze sottili per sotto ad un vestitino. E allo stesso modo le ho prese rigate, diciamo, e sempre con un risvolto sopra il ginocchio.
mi piacevano perché sono delle paregine più lunghe, sembrerebbe una sorta di leggings, ma non sono dei leggings assolutamente, e le ho trovate molto molto calde, quindi anche se dovessi mettere un vestitino anche un po' più corto o con delle calze sottili, mi piaceva avere poi queste, che comunque mi scaldano, mi tengono ben calde le gambe. E in più, sempre di calze, ho preso queste, che aspettate, le ho coperte, ve le mostro, che mi piacciono avere non la calza semplice sotto ad un vestito, a meno che non è qualcosa di elegante, quindi rigorosamente semplice o comunque con giusto qualche applicazione, e ho preso queste calze che, diciamo, non so se si riescono a vedere, comunque con questa riga di, diciamo, laterale di pizzo e macramè, molto carine. E ho preso anche queste, non so se si vedono, forse sì, ecco qui un poco in controluce, tipo con dei rombi. E quindi mi piaceva e le ho prese. E un po' anche con un vestitino grigio che ho, che forse mi avete anche visto, secondo me ci stanno proprio bene, sia con anche delle décolleté, sia con degli mezzi stivaletti, che comunque con gli UGG grigi che ho, o comunque con un'altra tipologia di stivale. Infine mi sono presa da Swarovski, infine no perché ho ancora un'altra cosa da mostrarvi, due ciondoli, di cui uno in saldo e che mi è piaciuto moltissimo, ve lo mostro, e, eccolo qua, e poi vi dirò comunque una cosa, mi piaceva, io amo moltissimo i ciondoli, gli anelli sono la mia passione, anche gli orecchini, ma ciondoli e anelli sono qualcosa di veramente che io non ne posso fare a meno, eccolo qua, con l'azzurro e il bianco, guarda un po', e poi ho preso questo che non era in saldo, ma era un'edizione limitata di una stilista giapponese, Oginoko, che non potevo farne a meno, ed è la chiave classica di Swarovski, in cristallo di Swarovski. Ecco qui, che nonostante fosse praticamente non in saldo, l'ho trovato ad un prezzo minore di quello che era scritto non solo sul giornale, ma anche qui in Italia. Quindi sono stata contentissima e l'ho presa subito. Io non ho modo di girare tanto, voi lo sapete, viaggio moltissimo, quindi per lavoro è difficilissimo che mi possa andare in un negozio, fare delle spese, o anche nei saldi è difficilissimo che io possa andare. Però quella volta che vado fuori, ed era tanto che adesso non viaggiavo durante l'anno, periodo anche invernale o estivo che sia, per divertimento, non potevo non fare dei piccoli acquisti. E questi per me sono delle cose carine, delle chicche che mi sono voluta concedere praticamente dopo tanto tempo che ho lavorato. Mi sono messa diciamo, delle cose da parte, dei soldi da parte, e mi sono presa queste cose, tra cui l'ultima cosa che quando l'ho viste non potevo. Le avevo viste a Roma, ma non le avevo prese perché ero andata per lavoro, ma appena le ho viste lì me le sono provate e mi sono piaciute e me le sono prese, le scarpe della linea Jimmy Choo, le ballerine, eccole qui, le apro con voi, mi piacciono moltissimo, sono così, ve le mostro, ve le sto aprendo, ripeto, con voi, eccole qua, pitonate, anzi, sì, ho detto bene, maculate, non pitonate, eccoli qui, una semplice ballerina con una punta in vernice, il logo dietro, e le avevo viste a Roma, mi piacevano tantissimo, ma non ero entrata neanche, cioè ero entrata per vederle, ma non per provarle, e quando le ho viste ad Amsterdam, c'era il suo negozio, ho pensato, ma sì, vediamo, e mi sono concessa il mio autoregalo di Natale. Quindi questo è il mio autoregalo del 2012 e che ho voluto condividere con voi e che ho preso ad Amsterdam. Poi ho preso delle cose di make-up che vi mostrerò in un secondo video e soprattutto una cosa che per la prima volta ho fatto, e ammetto che non avevo mai fatto, ho pensato anche a voi come sempre, perché come ho preso tutte le cose per qualche amica mia o comunque per la mia famiglia, ho pensato anche a voi che mi seguite, e quindi nel mio prossimo video, in un futuro giveaway, ci saranno anche regali per voi, i miei pensieri che ho portato per voi da fuori.
È stato un video mediamente lungo, un po' particolare, però vi ho spiegato che questi video mi piacciono moltissimo, sono contenta di farli e io spero che voi mi facciate sapere, voi mi farete sapere cosa vi è piaciuto di più, se anche voi quando andate fuori vi prendete tante di queste cose carine, se pensate a far portare dei piccoli doni quando alle vostre amiche quando ritornate, cosa vi è piaciuto di più e cosa vi piacerebbe che in un futuro vi mostrassi e che facessi come video haul o tag. Quindi mi incuriosisce sapere quello che pensate dall'altro lato, quindi vi taggo tutte quante, se volete mi potete scrivere tranquillamente, sapete dove, o anche commentandomi il mio video, o anche perché no con un video risposta, non sarebbe male come idea, è una cosa molto carina, quindi avremo modo anche di vederci. Quindi ragazze, io vi auguro una buonissima giornata, spero che questo video vi sia piaciuto, ho parlato veramente tantissimo, però ci tenevo a mostrarvi i miei acquistini che ho fatto per quando sono stata in Olanda, l'ultimo giorno prima di partire. Vi bacio tutte e vi auguro ancora una buona giornata e ciao, al prossimo video! Buongiorno ragazze, bentornate, ben ritrovate, buone fatte feste, buon Natale fatto, buon Capodanno che arriverà. Sono contenta finalmente di, dopo 15 giorni, di essere di nuovo qui con voi. Mi è dispiaciuto che non ho potuto fare un video in questi giorni, ne avrei voluto fare vari, però vi devo dire la verità. Voi...